Nasce il nuovo marchio San Leucio Silk, promosso dalla rete di San Leucio Textile e dalla Camera di Commercio di Caserta, con l'obiettivo di recuperare, tutelare e rilanciare la pregiata produzione serica dell'area collinare casertana. L'evento è stato illustrato nei saloni della Camera di Commercio di Napoli, diretta dal commissario straordinario Girolamo Petrone, dalla presidente della rete San Leucio Textile, Gustavo Ascione. Questo marchio nasce per essere riconoscibile al mondo come un'eccellenza italiana, che nasce nel Settecento su principi etici. Quindi questo marchio tende a tutelare sia il consumatore, nel senso che garantisce il prodotto, quindi garantisce i filati di fibre naturali, le tinture non invasive, il territorio, ma contemporaneamente nel disciplina del marchio c'è una parte etica che si rifà ai principi di Borbone, per cui chi aderisce a questo marchio si impegna a rispettare il lavoro, che era il centro dell'utopia leuciana, a rispettare l'ambiente e a rispettare il territorio. All'evento, dopo i saluti di Andrea Prete, presidente Unione Camere Campania, e Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta, è intervenuto anche il consulente marketing Vincenzo Cimmino, che ha trattato il profilo strategico e il valore del marchio. L'ideazione di un marchio identificativo nella denominazione del prodotto intende contraddistinguere i manufatti dei membri della rete da quelli di altre imprese in base a origine, natura, qualità dei tessuti. Ma ascoltiamo Prete. I segnali sono sicuramente già positivi. Noi abbiamo promosso come Unione Camere questo progetto e qui da anche mi consenta, a volte ci si chiede perché a che servono le Camere di Commercio, servono a promuovere realmente attività economiche che poi danno risultati. Questo è uno di quei casi. Recuperiamo un marchio storico, una tradizione che era in qualche maniera si era appannata, è stata supportata anche dalla Regione Campania, è stato presentato in Regione Campania questo progetto e le ricadute saranno esattamente quelle di le imprese che avranno opportunità sui mercati di riproporre qualità e tradizione.